ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi di Cellulare. Comunque adesso siamo qua perché a richiesta qualcuno ci ha chiesto come facciamo a registrare la PlayStation, a montare i video, insomma, quindi questo qua sarà un mini tutorial. Allora iniziamo subito col dire, aspetta, che comunque allora c'è l'HDPVR, noi abbiamo HDPVR 2. Abbiamo un HDPVR da 200 euro, credo, 150. Ok, comunque no, adesso iniziamo subito a dire che... C'è un problema, infatti. No, aspetta. Che allora sì, l'HDCP... Allora, per chi non lo sapesse, c'è l'HDCP che è una protezione per la PlayStation 3 e PlayStation 4 che protegge HDMI, che impedisce di registrarlo. Però sembrerebbe che fra un po' lo tolgono. Sì, fra un po' lo tolgono con un aggiornamento. Nel frattempo potete usare questa alternativa. Io ve lo dico, è illegale, ma potete usarlo anche per registrare Sky, le reti protette, tutto, eccetera. Allora, stiamo litigando per il possesso del mouse. Questo qua è l'aggeggio che si usa per eliminare... Sì, noi adesso ve lo daremo da eBay perché costa un pochettino meno, ma qua le immagini sono migliori. Noi vediamo tutti e due i link, questo e l'altro, sono la stessa cosa, quello di eBay siamo sicuri che arriva perché l'abbiamo ordinato, è quello che usiamo noi. Beh, tedesco ci credo che arriva. Allora, vi spieghiamo come montarlo, queste qua praticamente sono le immagini. Sì, adesso purtroppo non abbiamo a disposizione... Non possiamo registrarlo perché, insomma, è collegato. Non abbiamo... Sì, cioè tutto un casino. Allora... Comunque, allora, adesso molto semplice, nella confezione trovate... Uffa, Wolf, sono io quello che deve spiegare come funziona. No, perché io sono io che lo uso. Ma no, sono io quello che sa come funziona. Chi è che te l'ha comprato? Allora, dentro la scatola troverete... Allora, questo qui è come si presenta l'adattatore, lo splitter. Sì, vabbè, poi dentro la scatola ci sono proprio le istruzioni. Sì, vabbè, comunque in generale qua si collega l'alimentatore che è incluso nella confezione. Qua l'HDMI che esce da PlayStation, c'è scritto anche HDMI input. Qua si collegano i due output, uno va al televisore, l'altro va all'HDPVR. Oppure, cioè teoricamente, se può, cioè, potreste anche collegarne soltanto uno e poi passare dall'HDPVR. Sì, puoi passare dall'HDPVR. Sempre, comunque noi troviamo più comodo così perché non c'è neanche... Sì, vabbè. Perché comunque al massimo dovete soltanto attaccare la corrente dello splitter e non di qualcos'altro. Lo riteniamo molto, molto semplice, insomma. È anche esteticamente abbastanza bello, piccolo, lo tenete di fianco alla PlayStation dove vi pare. Sì, l'unico problema è che insomma avrete un po' di cavi in giro per casa perché i cavi HDMI sono cavi sono relativamente cavi grossi. Poi ecco, noi usiamo questo programma qua per registrarlo, Porch Capture, che è in allegato col nostro HDPVR. Sì, sì, dovete farlo e tutto. Vabbè, qua abbiamo tutte le interfacce, cioè comunque qua in questo caso, spieghiamolo, qua ecco. Si può scegliere quello che avete, vabbè, qua per registrare non serve. Qua mettete il nome del programma, poi qua video input. E audio input, mettete HDMI, poi qua potete scegliere il microfono che usate, poi qua potete regolare, per esempio qua potete escludere il microfono, qua decide la voce o il game, qua la qualità, queste qua sono altre impostazioni. Poi qua vi dice i dati, quindi vedete per esempio la qua siamo su 4 FPS. Poi qua invece c'è il volume proprio, se adesso non va bene. Ecco. Poi qua si può editarlo, non l'abbiamo mai fatto. No, perché ci risulta scomodo, ha qualche piccolo bug. Qua anche per caricare YouTube oppure StreamX. E poi qua ci sono i setting, che qua praticamente qua si può o aggiungere il logo, oppure, e poi qua però la cosa più importante che la dice dove mettere. Salva. Ora comunque aspetta, facciamo notare una cosa interessante per chi usa questo programma, forse non se ne è mai accorto. Se voi mettete a schermo intero, all'inizio sembrerebbe non essere tutto a schermo intero, voi lo abbassate, lo riaprite, magicamente è a schermo intero, forse voi neanche lo vedete perché abbiamo delle difficoltà a registrarlo. Comunque adesso speriamo che registri questa parte. Allora, ecco, altra cosa. Noi adesso, beh, abbassiamolo. Noi usiamo questo qua che è Camtasia perché avremo anche Sony Vegas, ma ci dovremmo stare degli anni ecco, a capire. Perché è un po' lento, poi è troppo professionale. Per registrare la webcam usiamo questo e Ucam, ma vabbè, Ucam... No, allora, vabbè, c'è Ucam però, cioè c'è abbastanza Ucam, semplice. Alcuni ce l'hanno in allegato col PC. Per montare la webcam facciamo un piccolo... No, aspetta, allora adesso altra cosa. Il Camtasia, no,
in Aupaggio, se voi vedete, per esempio in Edit, registra un formato TS. Sì, giusto. Che Camtasia non lo regge, quindi noi abbiamo questo programma che non abbiamo aperto, che è Format Factory. Si chiama Format Factory, l'ho trovato in internet, totalmente gratuito, sempre aggiornato, ha un casino di opzioni. Anzi, aprilo pure giusto per far vedere com'è. Ma sì, cioè praticamente converte tutto in tutti i formati, quindi è proprio il top che si possa avere. Voi andate qua, poi magari andate canale YouTube, prendete un video qualsiasi, ce lo caricate dentro. No, per esempio, non so, prendiamo questo video, musica, quel che volete, gli dite come volete che venga trasformato, solo video, solo poi audio. Qua per esempio l'impostazione tutto, vi permette di scegliere. C'è tutto, questo qua è un programma completo, dite. E poi qua la cartella dove la cartella dove lo salva, dite ok, c'è il pulsantino vai, lui converte, ci mette un po', ma è veramente sì. E poi comunque vi toglie un pochettino bene di CPU, quindi non vi consiglio. Ecco, se avete un PC un po' lento ve lo sconsiglio, comunque è indispensabile per uno YouTuber. Allora, poi comunque qua abbiamo Camtasia, che cosa diciamo, che allora qua vabbè ci sono tutte le varie cose. Comunque iniziamo subito, solitamente noi facciamo import media, poi si sceglie, insomma, abbiamo un casino di video, alcuni magari non li abbiamo ancora caricati, non fateci caso. Vabbè, magari prendiamo questo qua, l'Italia Germania, aspetta, tolgo l'audio, non si sa mai. Sì. Quindi voi mettete il video, poi importate quella che solitamente usate come, io vi consiglio di comunque avere una sigla già pronta. Quindi voi basta che fate così, poi avete qua fate la sigla, play head e ve lo aggiunge in basso. Gli dite le dimensioni della registrazione, non so, quindi 720p di solito, no, anche 1080p in caso di video per PlayStation 4. Poi qua spostate i video selezionandoli e tenendo premuto. Sì. Poi qua solitamente io vi consiglio, visto che l'opage non è proprio tanto preciso perché ha lo scatto di 3 secondi, vi consiglio di iniziare subito. Di far partire prima l'opage, di parlare, iniziare a fare i video un pochino dopo, quindi l'inizio ecco, magari poi qua, lo tagliate. Sì, dovete tagliare, poi solitamente vi mettiamo una transizione semplice. Fra un video all'altro mettiamo delle transizioni, larga. Di solito mettiamo il fade, che è una transizione poi molto usata, il fade. Sì, comunque il fade dovete semplicemente metterlo così. Lo trascinate e va e basta. Poi vabbè, qua metto quel consiglio lì, non lo tagliatelo, comunque non chiudetelo subito, ma aspettate mediamente 3-4 secondi, ma adesso sicuri. Mentre per quanto riguarda la poi webcam, allora poi qua comunque potete altre cose che posso usare, beh, qua Clipbin, dove ci sono tutti i file che avete importato. Per esempio una cosa abbastanza interessante che rispetto a cioè Sony Vegas ve lo mette subito, quindi un po'. Poi abbiamo i callouts. Allora, ecco, questo script qua è un trucchetto, la scritta. No, seleziona il tipo. Allora, se voi volete fare una scritta in un video, scegliete. No, aspetta. Scegliete questo qua che è rotondo, togliete il bordo, no border, togliete il fill che è il colore dentro e qua e dentro qua, scrivete il testo. Sì, poi qua un po' come allora, usare il board. Cambia il colore in bianco. So, per esempio noi usiamo rosso. Mettiamo un testo piuttosto grosso di 40, scriviamo bella e vedete che è apparso dentro il nostro coso. Sì, vabbè. Poi qua, allora con allora, questo qua poi vabbè potete muoverlo. Poi muovilo, ad esempio, muovilo un po' su e giù. Sì, giusto qua per vedete come che possiamo. Poi qua potete anche scegliere più o meno quanto deve essere la larghezza. Sì. Poi qua potete scegliere il fade. La transizione. Allora, usiamo, io ve lo consiglio. Sui tempi usiamo 0,33 70 secondi. E vi do un consiglio. Non fate come Jacopo Mi che fa così. Ma scrivete. Ecco appunto, 0,33 fate prima. Poi qua naturalmente potete muoverlo, scegliere potete dove anche volete. Scegliere la lunghezza semplicemente tagliandolo come tutti gli altri pezzi di poi video. Qua così, poi vabbè altre cose, qua c'è lo zoom. Della timeline, utile per quando dovete fare piccole modifiche. Poi qua l'audio, vabbè c'è taglia, incolla, allora, ecco, tutti. Poi l'audio. Audio, questo qua lo vi serve sia regolare l'audio, che è un po' come alla fine noi facciamo i commenti. Poi qua potete scegliere che il le volume, variazioni di volume, i picchi di volume, sì, e togliere il rumore di fondo, ma non lo usiamo quasi mai. Silenziare tutto il video, alzare il volume, fare le transizioni di volume, un casino di roba. Poi ecco, altra cosa che vi può servire, cioè qua alla fine la cosa più importante, la voice narration. Sì, che è quello che solitamente usiamo per usare per commentary. Fare i commentary. Qui registrate la vostra voce e poi praticamente vi la aggiungete al video. Vi consiglio prima di registrare di fare audio comunque setup wizard, fare audio format e noi e scegliere questo. Questi formati qua. Cyberly no, perché no, l'ha cambiato. Aspetta, lo trovo aspetta, io. Aspetta, comunque scusate. Più è alto aspetta, qua non so perché l'ha cambiato. Usate PCM
172 kb per secondo. Non so perché l'ha cambiato, è strano, di solito non lo cambia. È il formato migliore per l'audio e basta. Allora, un'altra funzione molto usata è questa qui, che praticamente selezionate il video e vi permette di tagliarlo in due, molto comodo. Poi E per ecco, quanto altra riguarda la cosa, webcam, ecco, no, potete poi sovrapporre più video, sì. uno Poi dentro l'altro, ad esempio. allora, prima cosa, Mettiamo una. vedete che ogni tanto non ci sono un po' di immagini, per Sì, esempio, noi prendiamo questa quella qui. di Castro. Vabbè, attualmente ve la mette qua dov'è che è, poi qua la potete ingrandire. Io vi consiglio, per evitare di perdere Di troppo, distorcerla. troppo, la mettete così su un angolo Sì. Poi e poi la allargate così fin quando arriva, ok, qua. la centrate. Poi vi consiglio quindi di metterla qua Metterla sopra. qua sopra. E nel livello sotto ci mettiamo un colore acrilico nero. È un'immagine che abbiamo trovato in internet. Se volete potete farla con Photoshop e Sì, qualsiasi cosa. La giustamente. spostate sotto fino a riempire tutto lo schermo. Sì, dovremmo farci una versione. Ah. Adesso dovremmo deciderci ad averlo Per già tutto fortuna, notare allargato. che i video la maggior parte li monta Wolf, anche se vi ho spiegato io, sembra che non abbia imparato un cazzo. Niente. Poi allora, qua comunque potete regolare, io vi consiglio magari di guardarlo un po' prima e vedere quanto può servire Sì, anche a seconda del potete far video. partire tutti i video premendo i tastini che vedete a destra. Un Beh, poi io comunque vi consiglio di mettere un fade fade. sempre, sia in entrata sia in uscita di solito. Su tutti e due, anche sul nero. E vedete adesso, per esempio, Fai infatti. vedere le durate. E qua Allora, vabbè. qua avete la durata del video. Spostati col cursore che se no non vedono. Sì, per Allora, sì, esempio, ecco. sì, vabbè. Qua potete selezionarli, quindi fare taglia, copia, incolla. Qua vedete c'è la durata del video. Sì, a sinistra c'è il periodo del video che state guardando adesso, a destra la durata totale. L'ultima Spero che cosa, capiscono. le webcam. Allora, Importano roba qualsiasi, portalo, quindi va. Ma anche un video va bene. sì, quindi per esempio voi fate, vabbè, noi abbiamo la cartella. Noi Noi qua, io abbiamo vi consiglio di organizzato dividerlo se nuove si usate. tutto in sottocartelle, cartelle, Quindi per eccetera. esempio fate questo qua che non mi ricordo di che video era. Sì, Vabbè, lo aggiungete di solito in alto a destra poi scegliete comunque voi. e con questo pulsantino lo diminuite senza perdere Come ha alcuna. fatto Ecco. nel primo video di PlayStation 4 Wolf. Perché se voi invece di far così lo allargate così, vedete che si distorce la telecamera. Quindi Ma è voi giusto poco. muovetelo sempre con i E poi vabbè, pulsantini. poi non so, per esempio potete Potete come si. metterla dove volete, potete centrarla più a sinistra. Più a sinistra. Vi indica il programma quando è centrata rispetto a un certo punto con le linee. Ecco, adesso vedete Più o Wolf che non ha meno, fatto mano ferma. Ecco, così è centrata in ecco, mezzo, per eccetera. esempio così. Poi vabbè, qua potete anche scegliere la lunghezza. Sì, vabbè, Vabbè, se. vi dà dei limiti. E Poi per fare, vabbè, così vabbè, poi importate per il esempio video. per quanto riguarda la musica, vabbè, noi per esempio non andiamo, no, in download. Sì, ci mettiamo su una musica qualsiasi. Vi Vabbè, voi fate così, io vi comunque la guardate. consiglio di abbassare il volume sempre della musica tramite la Sì. funzione Comunque audio. poi dovete vederla. Adesso vi consiglio, cos'è che avevi tolto per evitare che si allungasse Ah, troppo? sì, giusto. Allora, c'è un problema. La maggior parte delle volte che ho importato delle musiche o dei video si distorcono, si allungano, hanno dei problemi. Vi consiglio di andare dentro a Tools, Options e di disabilitare Apply Smart Focus to Clips Added e Look Smart Focus to Maximum Scale, perché se no vi allunga tutte le canzoni, fa un casino, non so perché lo fa, comunque togliendolo non si presentano più problemi. Quindi, Ultima cosa, vabbè, per allora. renderizzarlo. Così salvate il progetto in un Vabbè, file qua è punto chiaro. Camtasia per modificarlo. Se volete ottenere un video MP4 definitivo, fate produce and share. Gli dite la qualità MP4 only up 720p Oppure, no, aspetta, se oppure magari. No, 480p. aspetta, perché se magari lo fate per esempio di 1080p, io vi consiglio di andare qua col custom production Lascia setting e settings ve e lo fa. impostarlo. Quindi dovete soltanto far Poi qua. ci sono le opzioni, aspetta, Avanti. aspetta, torna indietro, torna indietro. Scegli ancora MP4 Only. Ci sono queste due opzioni come With Video Player che praticamente hanno un video player integrato per i siti internet. Non so se a qualcuno può servire utile. Boh. Fate Poi naturalmente qua fate avanti, avanti, poi qua potete scegliete il scegliere il nome e la nome. cartella. Poi fate fine e lui gli reindirizza. Noi non lo facciamo se no parte il video e Sì, lagga comunque tutto. vi dico che Ci ci mette mette un un po' di po', tempo. ecco. E Vabbè, adesso vabbè, direi. con questo direi che siamo a posto, chiudiamo Quindi tutto abbiamo spiegato quanto. le cose principali.
Se avete ancora dei dubbi, chiedete pure nei commenti. E niente, salutiamo qua, quindi lasciate un like, commentate, iscrivetevi. Bella a tutti da Wolf. E da Jacopo Mi.